È giusto che stasera, per onorare te e i tuoi ospiti, grazie al fratello Andrea Simoncini di Empoli, residente a Firenze ma tecnicamente di Empoli, che al mio 45esimo compleanno mi regalò la maglia dell'ultimo grande numero 10 della storia del calcio. Jorge El Mago Valdivia. Vamo! Ascolta! Jorge Valdivia. Dio un po', raccontami Valdivia, dai. Valdivia era quel calciatore. Perché l'ultimo numero 10? Perché il numero 10 dei nostri tempi e indietro era totalmente fuori dagli schemi. Cioè era quel calciatore, Cammello, che non entrava in un discorso di prove, di didattica calcistica. Cioè lui era oltre allo spartito ed era totalmente condiviso dai compagni, faceva quello che voleva. Valdivia era il classico numero 10 sudamericano che esplode nel Colo-Colo, poi vuole andare in Europa ma non è pronto. Poi comincia a girare tra Brasile e Arabia Saudita a prendere i soldi. Solo che quando va al Palmeiras e comincia a fare le sue giocate di qualità, un giocatore, tu immaginati, con la corsa dalla metà campo in avanti e l'eleganza di Rui Costa e la palla nel tempo giusto e nello spazio di Riquelme. Allora, quando lui comincia a fintare, manda, perché lui cosa faceva davanti all'avversario? Mandava la gamba vuota e poi andava via, provocava anche. Il Palestra Italia si alzava e non solo applaudiva, quasi piangeva. C'è stato l'idolo assoluto del Palestra Italia, che è lo stadio del Palmeiras. Dopo cosa succede? Notte brave, botte da Orbi con Vidal, tutto il gruppo solito, perché quella generazione lì è la generazione d'oro del Cile, che arriva al 2015, trascinata dal mago Valdivia. Che cosa fa Valdivia, il mago? Quello era un Cile che andava a 200 all'ora, perché quando arriva Bielsa e stravolge il Cile, Sampaoli ne prende il lavoro, che era il vice di Bielsa, e cosa fa? Mette questi giovani ragazzi, arrivano a Santiago a giocare la finale del Cile contro l'Argentina, ma chi è che dà quella maturità da rallentare il gioco del Cile? Perché andavano tutti a 200 all'ora, piccolini, no? Tutti a 200. Invece cosa fa Valdivia? Dà la pausa. Quello che parlavamo ieri sera, Klopp a 200 all'ora, però c'è il giocatore che dà le pause. Cosa fanno? Vincono per la prima volta la Coppa America in casa, battendo Rigoni in Argentina. E Mago Valdivia è stato chiaramente il giocatore, il valore aggiunto che ha ottimizzato una generazione dorata, quella degli 87-88, lui è dell'83. E per questo lui viene chiamato l'ultimo numero 10 del calcio. Perché da lì in poi, Cammello, se ci pensi, il 10 puro, gli ultimi 5 anni, 5, 6, 10, non c'è più. Gli ultimi anni dove li ha fatti? No, li ha fatti lì, poi è tornato al Colo-Colo. E si è ritirato praticamente In Europa mai allora? in Europa. Ha fatto Rayo Vallecano e Servette, ma non è il suo calcio. Non è il suo calcio perché lui è totalmente un'anima libera. E lui, allora, fai conto che lui decide lui cosa fare in campo e l'attaccante. Allora, immaginati tu, sei la punta, c'è Valdivia, tu ti devi aspettare l'inaspettato, però devi star pronto perché poi la palla arriva. Quindi lui vedeva, visto che avevi Cassano, Antonio, no? La differenza tra Antonio e gli altri, per me, qual era? Che i maggiori nostri giocatori di talento vedevano corridoi anche impensabili nello spazio. Cassano generava lo spazio. Adesso un giocatore di categoria fuori. Valdivia era questo giocatore, quindi Vargas, Sanchez, sai, tutti questi punti. Erano talmente connessi alla sua follia, che era poesia, che erano pronti. La palla arrivava, devi essere pronto, però non è che devi dormire, perché lui guarda una parte e la palla ti arriva. Lunga vita a te.